aprirà una via dove sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà in terra vicino a sé. Cari amici, ben ritrovati ancora insieme per questa traversata, per questi incontri quasi quotidiani in cui possiamo condividere le nostre esperienze, quello che pensiamo rispetto a questa prova che ci colpisce tutti, questo Covid-19. Ebbene, stavo pensando proprio in questi giorni, in quarantena, adesso sono praticamente quasi un mese a casa, penso a tutti quelli che dall'inizio della quarantena in Italia sono rimasti, hanno obbedito alla consegna dataci dal governo, che sono rimasti a casa, e mi chiedevo, ma forse quello che sto sentendo io, questo sentimento di inutilità privato della mia azione quotidiana alla quale ero abituato, può colpire tante tante persone. E innanzitutto penso che bisogna concepire che questo sentimento di inutilità è semplicemente normale. È normale perché da una parte siamo tutti colpiti dal sistema della nostra società, in cui l'efficienza, a volte a scapito dell'efficacia, è messa in primo rilievo. Bisogna fare, essere produttivi, essere sempre in continuo movimento. E questo modo di essere della nostra società ci colpisce, ci affetta, malgrado noi. E poi c'è da dire anche che in effetti nel nostro quotidiano siamo abituati a compiere tutta una serie di azioni che reputiamo di una certa utilità e della quale oggi all'improvviso ci troviamo privati o nell'incapacità di svolgerle come eravamo abituati. E voglio condividere con voi una piccola esperienza che ebbi nel 2016, facendo parte della fraternità missionaria Giovanni Paolo II. Sono stato inviato in missione durante 3 mesi in Amazzonia, proprio dove Suor Noemi, un altro membro dell'equipaggio della traversata, è responsabile di una missione della fraternità. Quando arrivai in Brasile, l'idea che avevo in testa è: caspita, vado ad aiutare le persone che hanno bisogno, chissà quanto farò di bene, eccetera. E invece vi posso garantire che durante quei 3 mesi ho dovuto convivere al quotidiano con un grande sentimento di inutilità. Da una parte perché mi sono reso conto che quello che stavo portando loro era infimo rispetto a quello che loro comunicavano a me attraverso i loro sorrisi, le loro preghiere, la loro ospitalità. E poi perché mi trovavo davanti a una situazione talmente grande, talmente immensa rispetto alle mie possibilità, che non vedevo come avrei potuto portare un in più a questa situazione. E questo sentimento di inutilità mi ha accompagnato durante tanto tempo, ed è stato grazie alle condivisioni avute con Suor Noemi che ho potuto comprendere che anche se non potevo essere utile in quello che pensavo fosse il bisogno delle persone, la presenza, il tempo dedicato, la voglia di scoprire la loro cultura, di impegnarmi per essere accettato semplicemente dalla società, del posto, era già qualcosa di utile. Ma nella mia mente, come ero molto molto fissato con la produttività, il fatto di raggiungere obiettivi tangibili, eccetera, non mi rendevo conto di questo. Ed è forse un po' quello che può succedere oggigiorno a tutti noi che ci troviamo nell'impossibilità di uscire, di compiere il nostro lavoro, di occuparci come vorremmo dei nostri doveri abituali. Ed è forse là il rischio maggiore di perdere consapevolezza che la più grande utilità non è soltanto nel fare. Il fare è importante, perché le azioni dicono
se siamo onesti con noi stessi, che cosa pensiamo. Ma la cosa più importante, ritengo, poi spero di ricevere nei vostri commenti quello che ne pensate, penso che la cosa più importante sia l'essere, perché se siamo esattamente le persone che dovremmo essere, che seguono la strada giusta verso la felicità, non dobbiamo avere dubbi che nessuna nostra azione sarà inutile. Tutti i piccoli passi che stiamo facendo, anche se non producono il risultato che noi immaginiamo nel tempo che noi immaginiamo, avranno sempre un impatto positivo e dunque utile per tutto il resto della nostra vita. E non bisogna aspettarsi sempre di poter fare grandi cose. A volte, beh, le cose passano attraverso dei piccoli gesti. Mi viene in mente una frase di un film che amo tantissimo, che è Lo Hobbit, dove Gandalf spiega che rispetto alla lotta contro il male, il suo collega Saruman pensava che solo un grande potere tiene a bada la malvagità e le cose negative. E lui dice invece: non è quello che ho scoperto io. Ciò che fa la differenza sono le piccole azioni di tutti i giorni, quei momenti di tenerezza e di comprensione e di misericordia, e tutto ciò che in effetti fa la differenza. Ogni singolo istante abbiamo la possibilità di essere in accordo con il più profondo di noi stessi e dunque di fare delle azioni che, anche se agli occhi della società risultano assolutamente inefficaci, inutili per risolvere un problema tale quale l'epidemia, posso garantirvi che quelle piccole azioni avranno un impatto positivo intanto sulla nostra vita, perché sappiamo che stiamo agendo per qualche cosa di buono, e d'altra parte avrà un impatto sulle persone che ci stanno intorno, che quindi avrà un impatto sulle persone che frequentano, che sentono attraverso i social media, eccetera. Quindi, voilà, siamo tutti collegati in questo, e nessuna azione buona resterà mai inutile. Tra l'altro è questa una delle cose che amo di più del Vangelo, e che Gesù ci mette in capacità di riconoscere noi stessi e l'obiettivo che abbiamo nella nostra vita, quell'obiettivo essenziale che è quella ricerca della felicità, che come credente io credo possiamo trovare solo in Dio, però la ricerca della felicità è qualcosa che corrisponde a tutti quanti, e ogni passo che voi fate nella giusta direzione per la vera felicità sarà sempre un passo utile. Quindi lasciamo da parte l'inutilità, concentriamoci su chi siamo, sulla felicità, e nessuna delle nostre azioni sarà inutile. Con questo vi do un grande abbraccio, un saluto e a presto. Ciao!